Triestina e Atalanta Under 23 di fronte al Tognon di Fontana Fredda è uno dei tre recuperi della giornata numero 33, partita rinviata in origine per gli impegni dei giocatori impegnati con le nazionali. I capitani sono Malomo e Capone, 100 con la maglia della Triestina. Oggi per Alessandro Malomo dirige Vingo di Pisa, la Triestina è la stessa nell'undici iniziale che ha battuto l'Arzignano. Qui è la Zrac, allarga per Anzolin, subito cercato Lescano che va alto sopra la traversa della porta di Vismara. Ancora Lescano che orienta benissimo il pallone di testa per la Zrac, ha trovato un accesso in area ma anche una gran risposta di Vismara. L'azione continua, ancora la Zrac, un paio di finte, anzi anche qualcuna in più, la sponda di Lescano per D'Urso che fallisce all'interno dell'area piccola, una deviazione semiacrobatica, grande occasione per la Triestina. L'Atalanta risponde con questa fiammata, Capone per Sirendiao, ma Tosevic parata quasi da hockey. Moretti, difensore centrale, calcia dal limite, col sinistro impegna così Vismara che spinge il pallone in calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora Triestina sbilanciata, qui scivola Vallocchia e allora Capone ha una grande opportunità, entra in area ma Tosevic qui con una parata sopra le righe. Siamo nel secondo tempo e l'Atalanta continua con le sue fiammate verticali. In questo caso Capone fa girare il destro, non riesce a tenerlo basso come avrebbe voluto il numero 10 nerazzurro. Qui è la Triestina a rendersi pericolosa, rischia di essere trafitto dal fuoco amico Vismara, era intervenuto l'ex Ghislandi in anticipo. Entra anche Caleb Jimenez nell'Atalanta, tocca per Capone, palo e si salva la Triestina. Quasi un piazzato quello di Capone, ha rischiato pure l'autorete Matosevic. Partita che va avanti con continui ribaltamenti di fronte, Lescano impegna Vismara, botta centrale. Ciguisa per Caleb Jimenez, tante azioni sul taccuino. Bello scambio qui tra Correia e Germano sul cross di Correia. Interviene così Pavlev, volée meravigliosa, 1-0 Triestina. Entrato da poco dalla panchina lo sloveno in un triplice cambio ordinato da Bordin, mossa che paga subito a un quarto d'ora dal novantesimo. E avanti la Triestina, assist di Correia per Daniel Pavlev. L'Atalanta però non ci sta, Jimenez, Capone prova subito a girarsi, tocca indietro ancora Jimenez, ha preso la mira l'italo spagnolo non trovando la porta. Cortinovis, sponda di Ciguisa, guardate quanti ce ne sono in area, e Vania Vlaovic, anche lui è entrato dalla panchina. Posizione dubbia ma tutto buono per la squadra arbitrale, fa 1-1 e il terzo gol tra i grandi per l'attaccante serbo, capocannoniere in carica della primavera, fresco anche di esordio con la nazionale Under 21 del suo paese. Vania Vlaovic ricostituisce l'equilibrio. Cortinovis, l'Atalanta spinge forte nel finale entrando anche in fiducia dopo il gol. Finisce 1-1, la Triestina perde l'occasione di allungare sul Vicenza.